Nell'Alghero TG Express di oggi, CT1, l'Alghero Roma è targata Blue Air. Avviso esplorativo per il centro residenziale anziani. Mimmo Pirisi lascia la presidenza della commissione di controllo e garanzia. Ancora in crescita l'aeroporto di Cagliari. Calcio, corso arbitri all'Alghero. A tra poco. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. La rotta aerea Alghero Roma in continuità territoriale è stata aggiudicata e assegnata alla compagnia Blue Air. Il vettore ha presentato l'unica offerta a seguito della procedura d'emergenza attivata dalla regione venerdì. Volotea invece, per quanto riguarda il bando per la destagionalizzazione turistica in Sardegna, Volotea si è presentata per la tratta tra Alghero e Madrid, Napoli e Venezia, Vueling per l'Alghero Barcellona, EasyJet per i voli tra la Riviera del Corallo, Londra e Venezia, Deserti, Amsterdam e Parigi. La commissione aggiudicatrice verrà nominata entro 2 settimane e valuterà la parte tecnica e economica delle offerte. Intervento di finanza di progetto per il centro residenziale anziani di Alghero, gestione, contestuale realizzazione delle opere di ammodernamento, riqualificazione e messa a norma della struttura sono gli obiettivi per il restyling complessivo della struttura di Viale della Resistenza. Le linee guida del programma fanno parte dell'avviso esplorativo pubblicato dall'amministrazione comunale, che sceglierà le migliori modalità di collaborazione per qualificare la struttura. E dopo aver annunciato il suo ingresso in maggioranza, il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Mimmo Pirisi, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili dalla presidenza della Commissione Consiliare Controllo e Garanzia del Comune di Alghero. Pirisi ha comunicato la sua decisione con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, Matteo Tedde, al Segretario Comunale, Luca Canessa e per conoscenza al Sindaco di Alghero, Mario Bruno. Continua il trend positivo dell'aeroporto di Cagliari. Dopo l'ottima stagione estiva, quello del 2017 è stato il miglior ottobre di sempre, 353.993 passeggeri. In termini percentuali, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, i volumi di traffico crescono dunque del 15,25%. Il dettaglio del mese appena trascorso mostra che i passeggeri internazionali crescono del 28,5%, mentre i viaggiatori sulla direttrice nazionale salgono dell'11,7%. Incremento anche sul fronte dei movimenti aeromobili, che giungono a quota 2.639, ovvero più 14,3% in confronto allo stesso periodo di un anno fa. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Via Marconi. Come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo. La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella. Milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. L'Associazione Italiana Arbitri della FIGC organizza ad Alghero un corso gratuito per arbitri di calcio. Il corso è iniziato da pochissimo. Possono partecipare uomini e donne, anche cittadini extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno. È ammesso chi alla data dell'esame abbia già compiuto i 15 anni d'età e non abbia superato i 35. Per adesioni si può contattare la sezione arbitri di Alghero in via Sassari 176 inviando un'email all'indirizzo alghero@aia-figc.it o telefonando i numeri 079 97 9691, 339 6954 270 o 340 3532 252. Ora vi lascio alla rubrica Cos'è accaduto oggi 5 anni fa. A tra poco. Cosa è accaduto oggi 5 anni fa? Oggi parliamo dell'8 novembre 2012. Di cosa si parlava? Si parlava di Rosy Bindi, presidente nazionale dell'Assemblea del PD, attesa ad Alghero il giorno dopo per un incontro con la stampa nella sede cittadina del PD per promuovere le ragioni del voto
per il candidato alla presidenza del Consiglio Comunale, del Consiglio, sì, del Consiglio dei Ministri per la coalizione Italia Bene Comune di Pierluigi Bersani e discutere della situazione politica nazionale. Si parlava di un brutto incidente stradale proprio quella mattina sulla strada che da Fertilia porta a Santa Maria della Palma, vicino all'incrocio con l'aeroporto militare, coinvolto un doblò dell'aeronautica e una Fiat Punto. Si parlava del Popolo delle Libertà che chiedeva al sindaco Stefano Lubrano di riprendere in mano il progetto per ridare nuova vita al Lido. E infine si parlava della sporcizia nello specchio acqueo interno al porto di Alghero. Da alcuni giorni era al lavoro la squadra di operai comunali del progetto Alghero Fattibella con la supervisione dell'assessorato comunale all'ambiente. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!